Per l'impasto della torta di mele vi serviranno 300 g di farina 1, 100 g di farina di farro integrale, 80 g di zucchero di canna, 80 g di olio di semi di girasole, 90 g di acqua, mezzo cucchiaino di sale, 6 g di lievito per dolci. Per il ripieno vi serviranno 6 mele, 70 g di noci, 70 g di uvetta, 90 g di zucchero di canna, 50 g di acqua, un cucchiaino di cannella e un pizzico di sale. Partiamo dall'impasto unendo le due farine con il sale, lo zucchero e il lievito, mescolando quindi con una frusta per uniformare il tutto. Aggiungete l'acqua e l'olio e mescolate bene con un cucchiaio. Dopodiché dovrete iniziare a impastare a mano, non per tanto tempo, ma solo finché gli ingredienti non saranno completamente amalgamati. Appena raggiungerete un aspetto omogeneo, fermatevi. Avvolgete l'impasto nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero mentre preparate il ripieno. Prendete le mele e tagliatele a pezzetti sottili. Mettete una padella sul fuoco e versateci lo zucchero di canna e l'acqua. Mescolate finché lo zucchero non si sarà sciolto. Poi aggiungete sale e cannella, sempre mescolando. A questo punto aggiungete le mele, iniziando quindi la loro cottura. Unite anche noci e uvetta, delle quali le quantità sono indicative. Sentitevi liberi di aggiungerne più o meno a seconda dei vostri gusti. Continuate la cottura mescolando e aggiungendo un po' d'acqua se necessario. In una decina di minuti le mele diventeranno sempre più morbide e scure. Una volta pronte dovrebbero risultare più o meno così. Spegnete la fiamma e lasciatele da parte a raffreddare. Benissimo, ora torniamo al nostro impasto. Toglietelo dalla pellicola, dividetelo in due e disponete la prima metà su un foglio di carta da forno, spolverandola di farina. Coprite l'impasto con un altro foglio di carta da forno e stendetelo con il mattarello, cercando di mantenere una forma circolare. Dovreste riuscire a farlo diventare spesso circa 2 mm e più grande della vostra tortiera. Aggiustate la forma della base facendola diventare un cerchio e inseritela in una tortiera rotonda dal diametro di circa 24 cm. Ecco, i bordi dovrebbero essere abbastanza alti come vedete qui. Ora stendete l'altra metà dell'impasto e tenetela da parte. Prendete le mele, versatele nella tortiera e distribuitele bene. Ora chiudetele con l'altra metà. Sigillate i bordi facendo passare quello inferiore sopra quello superiore, per tutto il perimetro della torta. Se volete, potete decorare il bordo facendo delle piccole incisioni con un coltello. Fate anche dei piccoli tagli al centro, in modo tale che la torta cuocia uniformemente. Cuocetela a 180 gradi per 35-40 minuti in forno statico. E una volta cotta, eccola qua. La superficie sarà diventata leggermente croccante e l'interno ancora più morbido e saporito. Questa è una torta leggerissima e molto sana, ideale per essere consumata a colazione o come merenda.